Ma è il tempo che hanno scelto gli amici di Dassault per, in modo provocatorio, per dimostrare invece che ci vuole una buona educazione politica e una buona educazione sociale per affrontare una serie di questioni come quelle che Dassault ha affrontato adesso, ma anche nelle precedenti edizioni, che questa è, fa parte di una filiera che oramai dura da tanti anni. Il punto di partenza per me è quello di continuare a fare quello che sto facendo in questi anni, cioè scrivere libri, andare in giro a presentarli, discutere delle questioni delle mafie con gli studenti, insegnare all'università, perché io credo che questo fenomeno è un fenomeno che non è solo un fenomeno criminale, è un fenomeno sociale, è un fenomeno politico, ma è un fenomeno che attiene alla nostra democrazia, perché significa avere la possibilità di votare liberi senza interferenze mafiose, di avere un'economia libera dalle presenze della mafia, di avere un'attività istituzionale che non abbia a che fare con le interferenze mafiose. In una parola, noi dobbiamo liberarci di questo fenomeno per avere una piena democrazia nel nostro paese. La descriverei come un luogo magico dove è possibile una città come Roma, che dicono la mafia non c'è, dove si respira una buona aria democratica e una buona aria di, come dire, di presa di coscienza di questi fenomeni che a Roma ci sono e che giustamente questa università popolare porta avanti.